adesso la scelta del candidato per le regionali anche nel Movimento 5 Stelle. Verrà deciso online. L'esito si avrà il 6 dicembre. E non solo il centro-sinistra sceglieva oggi i suoi candidati, anche il Movimento 5 Stelle si sta preparando alle primarie che si svolgeranno online nei prossimi giorni. Questo pomeriggio a Mestre è stata presentata la rosa dei 10 candidati a presidente della regione. Anna Vitaliani. Hanno tra i 25 e i 50 anni, 3 sono le donne, molti i laureati. Si presentano alla provincia di Venezia, al centro civico di Chirignago, i 10 candidati presidente del Veneto del Movimento 5 Stelle. Le primarie, come di consueto, sono online. 48 i candidati consiglieri, 10 candidati a presidente. Entro il 6 dicembre ci sarà il nome. A votare solo gli iscritti. Che Veneto sogna il Movimento 5 Stelle? Senza clientele, senza corruzione, con dei cittadini che vedono un territorio finalmente messo in sicurezza e non esondazioni per ogni cosiddetta bomba d'acqua. La stanchezza dichiarata da Grillo è una stanchezza del movimento nel suo insieme? No. Grillo, nonostante il suo grandissimo entusiasmo, il suo cuore che lo porterebbe a tenere impegnato se stesso 24 ore al giorno, ha deciso: faccio un piccolo passo indietro, meglio mi faccio aiutare da 5 persone che mi aiuteranno semplicemente a discernere un po' le priorità e ad organizzarci un po' meglio. Perché bisogna votare? Perché bisogna interessarsi della politica. Siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta, ognuno fa le parole.